Vini di una ripartenza leggera, una ripartenza lenta e con molte precauzioni, mi raccomando. E stavolta vi porto in Friuli e sui colli orientali del Friuli. Siamo vicino Manzano, a Rosazzo, e questo è il Pinot Bianco Tullio 2017 delle vigne di Zamò, che è una delle aziende più importanti di quella zona. È una zona in provincia di Udine, ma veramente vicino al confine con la zona del Goriziano. Allora, questo è un vino da uve Pinot Bianco, come potete vedere, che è un'uva molto coltivata in quelle aree lì. Il colore è un colore dorato, è un vino che fa 10 mesi di barrique, probabilmente una certa componente di colore deriva anche da quello. Proviamo a sentire il profumo. È un profumo molto avvolgente, con sentori di pesca, di fiori gialli. Sapete i fiori di campo che si trovano in questo periodo nei campi, proprio in questo periodo primaverile? Lo assaggiamo. È un vino bianco di buon corpo, ha una fantastica salinità, è piacevolissimo da bere, non è troppo aspro, ha una buona alcolicità ma non eccessiva, siamo sui 13 gradi o qualcosa di più. Ed è un vino che è molto eclettico negli abbinamenti, ad esempio lo potete mettere sia su piatti di mare, frutti di mare in particolare, le coquille Saint-Jacques, che è pesante, e sia su formaggi freschi, su una ricetta particolare del Friuli, che è il frico, che è un formaggio in padella condito in diverso modo.